La società operaia di Cerreto San Nita possiede circa 30 statuette del presepe realizzate dai soci un secolo fa. Alla fine del XIX secolo, la società operaia istituì diversi corsi di modellismo, di arti applicate, di disegno e probabilmente in uno di questi corsi vennero realizzate queste antiche statuette. All'ottobre 2009, appena si è insediato il mio consiglio direttivo, ci siamo subito preoccupati di catalogare e sistemare in modo migliore i pastori della società operaia. Questi pastori, che sono stati in abbandono per decenni, hanno subito purtroppo diversi danni a causa dell'umidità e degli insetti. Il consiglio direttivo della società operaia vorrebbe poter restaurare questi pastori, ma purtroppo è una spesa che la società operaia non può sostenere. Per questo chiediamo l'intervento delle autorità competenti, anche per restituire alla comunità un pezzo di storia cerretese. Ma per avere qualche altra notizia in più sui pastori della società operaia di Cerreto San Nita, andiamo a chiedere qualche informazione a un docente di restauro che insegna qui all'Istituto d'Arte di Cerreto San Nita. Andiamo. Belli? Questi però sono i pascarelli che vi ho messo, ma sotto di che sono fatti? Terracotta. Di terracotta? Sì. Allora professore, questi sono pastori di fine 800, per restaurarli secondo lei come bisognerebbe intervenire? Intanto se ce li può descrivere un poco. Sono dei pastori tipici, diciamo così, dell'entroterra campano, che prendono a spunto quelli della, diciamo così, più tipici napoletani, perché poi alla fine sono fatti nello stesso modo, cioè hanno un corpo, un manichino di paglia che viene, diciamo così, ad alloggiare le mani, i piedi e la testa, che sono di terracotta. Sono vestiti con vestiti, diciamo così, di una sartoria così abbastanza povera, e del lampante, che diciamo così anche la struttura e anche questi vestiti sono, diciamo così, in fase di degrado, presentano varie, diciamo così, vari attacchi da insetti, quindi andrebbe, diciamo così, smontato e rivisto in tutte le parti, così ripigliarlo un poco, e poi si possono fare vari tipi di restauro, ma diciamo così più adatto a questo è un restauro di integrazione anche strutturale, dove si possono ricostruire tutte quelle che sono le parti mancanti, perché abbiamo gli elementi per poterlo fare. Quindi con l'argilla andrebbe modellata la zona che manca, cotta e, diciamo così, decorata a freddo come era di tradizione, con dei colori a olio, quindi patinata a freddo. Come valore artistico, secondo lei, è modesto? Il valore artistico, diciamo così, tra virgolette, è abbastanza, diciamo così, oggi abbastanza alto, perché questi sono dei pastori molto ricercati. Avendo, diciamo così, detto prima che
La tradizione è proprio partenopea napoletana e questi sono, diciamo così, vicinissimi per lavorazione a quelli. Possiamo vedere come è stata modellata questa testa, no? Quindi c'è un approccio alla forma abbastanza attento e quindi sono abbastanza curati, poi decorati, dipinti, come dicevamo prima, con i colori a olio, con le gote che presentano delle sfumature, le ciglia attintate, gli occhi non sono di vetro, però sono, diciamo così, realizzati in modo molto curato, quindi hanno un loro valore particolare, insomma, anche storico e anche appunto proprio legato al territorio, perché qui che c'era, diciamo così, una civiltà contadina, ecco che insomma i pastori non potevano essere necessariamente quelli vestiti con le sete di San Leucio, ma dovevano rispettare dei canoni anche così di semplicità. Dunque, il professore De Lerma ci ha detto diverse cose su questi pastori. Innanzitutto ha espresso un giudizio estetico e ha detto che questi pastori sono belli. Poi ci ha detto anche che sono tipici dell'entroterra campano e che risentono molto dell'influsso dei pastori più famosi realizzati a Napoli. Il professore ci ha detto anche che sono vestiti con sete molto semplici, con vestiti molto semplici. E inoltre ha espresso un giudizio artistico, ha detto infatti che questi pastori hanno un forte valore artistico. Ma a Cerreto dove altro possiamo trovare dei pastori antichi? Allora, questa piccola raccolta di elementi presepiali provengono da Guardia. Il proprietario ci raccontò nel 96 di averli trovati in soffitta in una cassa, sicché non seppe dirci nulla sull'origine e come e quando erano arrivati alla sua famiglia. Rientra da quegli elementi, nei soggetti che sono rappresentati, sono tipici proprio degli elementi presepiali, con qualche elemento anche, con qualche piccola, qualche animale interessante, sono quei galli così colorati, sono una nota di colore. Una particolarità è presente perché nella parte alta ci sono dei cavalieri e chiamiamola banda, no? O degli alfieri così, che sono mori, no? Quindi quasi a voler sottolineare l'universalità del messaggio evangelico. E come tutti, no, è un'umanità che si avvia in cammino verso il Signore che si è manifestato a noi. La fattura è una fattura anche abbastanza interessante perché c'è anche curata, ecco, sono curati i particolari, sono curati i dettagli ed hanno un impianto cromatico che si allontana sicuramente da quelli tradizionali, dei pastori settecenteschi, no? a noi tanto cari. In particolare, una particolarità poi sono i costumi, che sono proprio dettagliati nella loro struttura, no? Che va dalla piega dorata al taglio della tasca e poi hanno un'uniformità questo rosso che lo costituisce prevalentemente l'abbigliamento, no, ma è un classico abbigliamento. Poi accanto a questo naturalmente poi ci sono, come in alcuni elementi della parte bassa, che hanno una scrittura meno
come dire, meno esotica. Ora ci rechiamo nella chiesa di Santa Maria a Cerreto, dove ci hanno detto che possiamo trovare degli altri pastori molto antichi. Abbiamo deciso di concludere questo nostro breve documentario mostrandovi due immagini di presepi realizzati quest'anno a Cerreto Sannita. Il primo è un presepe in stile moderno, mentre il secondo è un presepe che è stato realizzato in base ai canoni del tradizionale presepe napoletano. Andiamo a vederli. Nella tradizione, diciamo così, della lavorazione della ceramica, e con, in particolare con del materiale refrattario, abbiamo, diciamo così, studiato delle forme nuove applicate al presepe. Per cui, diciamo così, le figure essenziali sono le stesse di sempre, però cambia un poco, diciamo così, l'atteggiamento rispetto a quello che è l'approccio formale. Quindi le forme sono quasi un pretesto estetico per rappresentare queste figure in chiave moderna, anche se, diciamo così, c'è la tradizione di una manipolazione antica con dei gesti che sono propri della scultura e che in realtà poi praticamente danno la profondità a queste immagini. Come vediamo, abbiamo, diciamo così, studiato di realizzare l'angelo che annuncia e che protegge la Natività, la figura della Madonna, San Giuseppe e il bambino, che volutamente in fasce, così come avevamo detto prima, come pretesto estetico. In realtà sono delle sculture a tutto tondo con un atteggiamento quasi orientale, nel senso che tutto quello che è l'estetica è stata curata un po' su quelli che sono i costumi originali della Palestina. Voglio ringraziare i miei amici Ciro Di Meola e Patrizia Cappella che hanno reso possibile la realizzazione di questo presepe. Ho voluto rappresentare le montagne di Cerreto, infatti si può notare ad esempio una somiglianza con Montecigno, con Monterbano, sullo sfondo Monte Mutria, e un pochettino più indietro possiamo notare anche la montagna del Retendore, ma la cosa che più mi premeva è la realizzazione di una montagna con la rappresentazione delle difficoltà della vita che appresso da quando eravamo ragazzini. Naturalmente per realizzare un presepe ci vuole anche tempo a disposizione,
A volte se la passione c'è, il tempo lo trovi e cerchi di realizzare le cose che più ti stanno a cuore. E infatti, cioè, sempre mi è venuta la voglia di poter fare realizzare presepi che potessero dire qualcosa. Tu scendi dalle stelle, ore del cielo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo.